Il fatto che vive, esiste, ha diritto di vivere. Qua parliamo di gente che guadagna 550 euro al mese senza contributi e c'è Salvini che continua a dire che abbiamo, non ci sono più i soldi. Allora le dico anche io, non ci sono più i soldi. Allora anche in Lombardia assumiamo 30.000 forestali. Ma che dicono? Allora anche in Lombardia assumiamo 30.000 forestali. Per le cricche i soldi si trovano sempre. Vi posso chiedere però cortesemente di trovare dei linguaggi, io capisco le tensioni perché poi nessuno può fare a carico Crocetta dei famosi 30.000 forestali, no? Che ha creato magari il governo Berlusconi, non è Salvini che si può chiedere a qualcuno di mandare via tutto, però il problema c'è e andrà risolto in qualche modo, lo vedrà lui come risolverlo, però mi ricordo che quando noi abbiamo parlato dei problemi dei miliardi di euro di debito della vostra regione, anche il comune di Torino, senza far tante storie, ha miliardi di debiti. Con la differenza che allora, io ho fatto una manovra finanziaria che quest'anno risparmia 1 miliardo di euro che loro non hanno fatto. Io quello che vorrei chiedere a tutti è che noi dobbiamo, io lo capisco che è complicato, ma la situazione è ancora peggiore di quella che uno può pensare, perché noi dobbiamo avere il coraggio di mettere una pietra su quello che è stato, sedersi a un tavolo e guardare al futuro, perché non c'è più tempo. Ogni ora che passa questo paese, quando mi si fanno gli attacchi alla classe politica che mangia dei soldi, eccetera, ogni giorno che passa, altro che la classe politica, è il paese che va a gambe in aria, perché l'industria e il lavoro aspettano delle decisioni. Quindi io vi prego, cioè occasioni come queste sono importanti per fare delle proposte. Non guardiamo, ce lo capisco che è difficile dimenticare 30.000 forestali di lì. Sì, ma facciamo un passo in più, però, però non è solo lì. In Sicilia ci sono gli appalti, in mano alla mafia e noi guardiamo i 550 euro dei forestali. Ci sono gli appalti miliardari in mano alle cricche. Lei li sta già colpendo. Ma è lì che si taglia. Invece ogni volta vediamo solo il problema dei forestali. Presidente, io lo so come lavora lei e le abbiamo sempre dato fiducia e sono convinto che risolverà tante situazioni, però qui oggi il problema è, e arriviamo, questo sistema però di gestione della Sicilia oggi viene guardata con grande attenzione da tutti. Allora chiedo un attimo di pazienza, vorrei far sentire, perché quello che interessa agli italiani in questo momento è, da questo rebus come se ne esce? Quali punti interrogativi si riusciranno a risolvere? Perché la situazione è molto complicata, tant'è che Ainis, il professor Ainis che è qui, parlava di stallo sul Corriere, stallo politico, stallo istituzionale, della difficoltà di uscirne. Allora, sentite cosa dice Giancarlo Cancelleri, che è il punto di riferimento del Movimento 5 Stelle in Sicilia, che può dare, fa delle aperture. Sentite a livello nazionale quello che interessa adesso all'Italia, via. Dal Senato si è venuta a conformare la stessa situazione che abbiamo noi qui all'Assemblea regionale, dove non c'è una maggioranza, ma ci sono 3 minoranze. Considera che siamo 90 all'interno dell'Assemblea regionale, però praticamente anche coalizzandosi fra di loro questi gruppi non arrivano alla soglia dei 46. Allora, se da un lato può essere sintomo di ingovernabilità, dall'altro lato invece questa situazione di crisi è un'opportunità incredibile, perché essendoci noi a fare da ago della bilancia ed essendo che mettiamo in campo un'idea della politica che non è quella di chiedere in cambio ai nostri voti qualcosa per un nostro tornaconto personale, cioè noi qui siamo entrati per risolvere i problemi della gente, per risolvere anche i nostri problemi, perché siamo cittadini. E se pensi che questo potere finalmente è dato a qualcuno che ha questa intenzione, scardini il sistema secolarizzato che c'è da sempre. E come lo scardini andando a votare solo le cose buone. Guardando Roma da Palermo, secondo voi, come Movimento 5 Stelle qui in Sicilia, cosa succederà il 15 nel momento in cui si metterà il seme al nuovo governo a livello nazionale? È una grande opportunità che abbiamo, si possono fare delle cose importanti, bisogna avere coraggio però. E questo coraggio ovviamente non può essere una forza politica che da 30 anni in qualche modo governa l'Italia a dire a noi che dobbiamo fare un atto di responsabilità. Allora non è in questo momento facendo in modo che la responsabilità cada su di noi che si risolvono i problemi, perché i problemi sono stati causati da chi oggi si pone come cura ai problemi che ha causato. Allora non è questo il ragionamento, la fiducia sì, la fiducia no.
qui c'è da aggiustare, da raddrizzare una nazione, una rotta. Bisogna guidare la barca con braccio fermo e sicuro. Chi può farlo? Lo dobbiamo fare tutti assieme. Allora, do il benvenuto anche ad altri ospiti che sono qui con noi, Micaela Biancofiore del PDL e Laura Puppato, che è stata uno dei volti importanti delle primarie del PD, Tramontano del Giornale, vice direttore, Tommaso Cerno dell'Espresso, e il professor Ainis, che ho citato prima, perché era il momento, cioè lei ha scritto questa settimana, ha usato questa parola stallo, che è la parola che preoccupa più di tutti, no? Cioè, la paura di rimanere imbrigliati, di dover andare tra poco di nuovo a altre elezioni, c'è questa paura? Ma è nei fatti. No, io voglio dire questo, la Sicilia è sempre stato un laboratorio politico fin dai tempi del milazzismo, no? Ora, questo esperimento di governo a due gambe, il PD e l'altra mezza gamba sono costituiti dal Movimento 5 Stelle, non è esportabile a livello nazionale per una ragione molto semplice. Il presidente Crocetta è stato eletto direttamente dai siciliani, ma non ha quindi avuto bisogno di un voto di fiducia per poter la sua giunta iniziare a governare.